Cimarra, che diventerà così un'isola circondata da un torrente e due strade di scorrimento. I residenti del quartiere di Cimarra sono contrari e protestano pacificamente, esprimendo il proprio dissenso di estendere l'interquartieri, devastando, come dicono, la zona Trave Paleotta, con ricadute inevitabili sulla collina del Carmine, la più tutelata dalla città per il forte vincolo paesaggistico. Secondo loro, il progetto di creare una strada alternativa alla statale, con il risultato di portare nuovamente il traffico sull'Adriatica prima dell'ex Hotel Riviera, è inutile per un effettivo snellimento del traffico, dannoso e devastante per l'ambiente circostante, di cui finora si ritengono i custodi. In più, lamentano che la decisione della giunta Seri è irrispettosa nei confronti di coloro che abitano senza nessuna previa comunicazione o consultazione. Quello che chiediamo è, diciamo, di prendere veramente in esame il vantaggio e lo svantaggio, diciamo, di creare un raccordo tra via Trave e la località Cimarra. Noi pensiamo che rovinare una collina, che è una collina che è un polmone verde per la città di Fano, che è a ridosso della zona sportiva Trave, non risolve assolutamente il problema del traffico Fano-Pesaro. Per cui rivediamo un attimo le scelte, per carità possono essere anche non condivise, però andiamole a valutare, cioè vediamo il pro e il contro. Al momento, secondo noi, non ne vale la pena. I cittadini hanno istituito una petizione che ha raggiunto 415 firme circa e si auspicano un ripensamento da parte dei consiglieri comunali, che non venga attuato il progetto. Si mostrano determinati anche a creare un comitato e intraprendere, se necessario, delle vie legali. Come residenti del quartiere intendono mobilitarsi, esponendo anche un drappo rosso appeso alle finestre o cancelli delle proprie abitazioni, per difendere il quartiere sofferente per un'urbanizzazione esagerata e priva di molti servizi. È un problema irrisolto da tempo, che forse è il momento di cominciare a pensarci assieme al sindaco di Pesaro, alla città di Pesaro, ma non sopra la testa dei cittadini, non a Ferragosto, non con un consiglio comunale online, non con una delibera di giunta già decisa. Quindi questo non è un metodo democratico ed è quanto non era scritto, anzi è il contrario di quanto era scritto nel programma elettorale di chi ha il potere oggi. Si tratta di valutare meglio e in maniera approfondita le altre alternative che ci sono, meno impattanti e meno costose.